Avrebbe abusato di un bambino di 11 anni durante il viaggio in nave da Lampedusa a Porto Empedocle. Condannato anche in appello un ex vigile del fuoco. Lo scorso 9 luglio 2013 al Palazzo di Giustizia di Agrigento il Tribunale ha condannato a 7 anni di reclusione Antonio Nicolini, 48 anni, di Lampedusa. Lui, vigile del fuoco, già sospeso dal servizio, è stato denunciato ai carabinieri il 30 settembre 2011 dalla madre di un bambino di 11 anni. La donna ha accusato Nicolini di avere abusato sessualmente di suo figlio a bordo del traghetto Palladio durante la traversata da Porto Empedocle a Lampedusa. Antonio Nicolini è stato arrestato il 19 ottobre 2011 e poi rinviato a giudizio il 3 ottobre 2012. Secondo il racconto dell'undicenne, all'interno di una cabina della nave, l'uomo lo avrebbe molestato e avrebbe tentato un rapporto. Il ragazzino, sotto shock, è fuggito dalla madre. Gli indumenti indossati dal bambino e il tampone prelevato dai medici sono stati all'esame dei carabinieri delle risse di Messina, che hanno depositato l'esito. Sul pigiama indossato dal bimbo vi sono tracce di liquido seminale maschile, non del piccolo. Adesso la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta in primo grado ad Antonio Nicolini, sposato e padre di 3 figli. La vittima e i familiari sono parte civile. Antonio Nicolini è stato amico di famiglia delle vittime. Durante il viaggio in mare è stata la madre del bambino ad affidare il figlio al pompiere. La donna è stata invece in un'altra cabina insieme alla figlia. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore di Agrigento Andrea Maggioni, che poi il 25 giugno 2013 a conclusione della requisitoria ha invocato la condanna dell'imputato a 10 anni di carcere.